Amici radioascoltatori, radioappassionati, buonasera per un breve video su questa radiolina Baisiali, made in Cina ovviamente, acquistata su AliExpress. Ora mi è difficile fare una recensione su una radio pagata 49 centesimi, eppure tanto l'ho pagata. Cosa dire di questa radio da 49 centesimi? Non c'è niente da dire, perché qualunque cosa io dica non renderei giustizia ad una radiolina così economica. E allora, come sempre, bisogna cogliere il meglio da quello che ci viene proposto e far buon viso a cattivo gioco. Adesso mi trovo sulle onde corte, forse è meglio accendere la luce. Vediamo. Scusate perché faccio il video col telefonino ed è tutto presa diretta. Ecco qua, accesa la luce. Mi trovo sui banda 3 che corrisponde ai 31 metri. Ecco, ora è venuto fuori questo rumore. Ma non crediate, il fatto che costa 49 centesimi, perché adesso costa 6 euro e qualcosa più 1,99 di spedizione, quindi l'avrete per poco meno di 8 euro, che è sempre una cifra irrisoria. Adesso i più diranno: figurati, non si sentirà assolutamente niente. Eh no, e qua è il bello. Ora io faccio una scansoncina leggera. Il ricevitore ha molti difetti, molti rumori che non c'entrano niente, però allo stesso tempo non ha né immagini, né spurie, né armoniche. Forse qualcosa dall'FM, però sembrano più rumori, rumori di una tecnologia molto rudimentale. Sembrerebbero dei bird. Quando le batterie sono dietro a scaricare, dietro a scaricarsi funziona male, ma va bene per quello che costa. La sintonia non è delle più precise, ma le stazioni le becca forte, secondo me, di una sensibilità spinta molto in là. Ecco, questo è il modello Baigiali KK9, chilo chilo 9, multi band receiver. Qui c'è il selettore local DX, non serve assolutamente a nulla, voi lo potete mettere le due posizioni, sembrerebbe avere addirittura una posizione intermedia. Ecco, ma non serve a niente, non cambia assolutamente nulla. I due tasti selettori è per la M e l'FM. La M ovviamente comprende onde medie e le bande in onde corte. Dopo vi faccio sentire anche come si sente in FM, ma non è che c'è molto da immaginarsi. Ecco. La mano è lontana dalla radio, non tocco niente. Radio Romania in onde corte ovviamente arriva bene. Proviamo ad alzare un po'. Ovviamente Radio Pechino, Radio Cina Internazionale domina in lungo e in largo. Consideras
Ma noi non possiamo lamentarci di questo. I cinesi hanno invaso totalmente, hanno vinto tutto. Allora ascoltiamo di buon grado anche Radio Pechino, visto che dalla Cina ci arrivano radioline, 1 euro, 2 radio, ma cosa volete di più, dai? Prendetela per quello che è, una radiolina da compagnia, per non morire di solitudine. Questa battuta sulla solitudine mi è venuta così. La manopola è dura, la manopolina è molto dura, però allo stesso tempo precisa. Con una radiolina così ascoltate radio lontanissime, va bene, sulle onde corte. Non si può assolutamente dire, non sono quelle radio cinesi, di 20 anni fa, che le compravi, le accendevi, io parlo sempre di onde corte, accendevi e spegnevi perché era un'impresa disperata, non si sentiva niente, o magari sentiva 2 o 3 stazioni su tutte le onde corte, ai tempi quando ancora le onde corte pullulavano di stazioni. Guardate che queste strisciature non sono strisciature sullo schermo, sulla plastichina, la plastica dello schermo, è che sopra c'è la pellicola protettiva, che io con le unghie evidentemente sono andato un pochettino a rovinare, però se uno non la tocca, la plastica protettiva rimane come se dovesse durare 100 anni. Vabbè, però uno perché deve rovinarlo? Io conosco molta gente che alle radio la prima cosa che toglie è la pellicola protettiva, perché mai? Francese. Sentite quante, questo è il fire rate cinese, il jammer, la stazione che rompe i coglioni alle stazioni che non piacciono al governo cinese. Vabbè, queste cose sulle onde corte ci sono sempre state, il fire rate. Prima stavo ascoltando l'SSB, i radioamatori, i miei colleghi, sui 20 metri. Adesso dovrei arrivare, se questo si disincastra. Allora, dunque, 14 era SV5. Eccolo qua. Vediamo se in diretta riesco a farvi sentire i radioamatori. Ovviamente non si sente niente perché ma eccoli qua, sentite, si sentono. Ovviamente questa radio non ha il BFO, quindi si sentono i radioamatori senza BFO. Con questa antennina che è anche corta, guardate, mica tanto lunga,
Ecco, così magari sembra più lunga, ma è effettivamente molto corta. Eppure la sensibilità è notevole. Magari c'è anche una bella propaganda, eh. C'è anche la propaganda che ci assiste. L'altra sera arrivava la Nuova Zelanda. Ho fatto il video, l'ho pubblicato pochi minuti fa. Andate a vedervi l'ascolto fatto 2 sere fa, Radio New Zealand. Poi ieri sera invece era una serata balorda, c'era un cazzo. Ma stasera sembra che si sia riaperto un po' tutto. Purtroppo questo rumore penso che sia il televisore dei miei genitori, l'altra stanza che rompe i coglioni, ma purtroppo. Sì, perché dopo quando vanno a dormire verso mezzanotte tutto tace a livello di rumori. Per gli amanti della modulazione di frequenza, abbasso perché non serve un alto volume in FM. Per gli amanti dell'FM, ah, dicevo, questo, come tutti i cinesi, in FM parte da molto in basso, da 76, per sentire i canali televisivi cinesi che ovviamente voi qui in Italia non sentite. Però con un po' di buona volontà, un po' di fortuna, ascolterete le frequenze della polizia. Adesso c'è la partita. Vabbè, Intanto Icon è in difesa con c'è Fiorentina Milan. tutto, allungare la squadra, Radio 1. Due frequenze, si sentono tutte e due bene. Con i messaggi, ma soprattutto in ordine la cucina e andare a dormire dopo aver Bellissima! Bonnie Tyler! Virtual Cafe! Ah no, Beth Davis, yes. Mi sono confuso! Vabbè, dai, cosa devo dire? Ho pagato questa radiolina 49 centesimi. E la banda, come al solito, un po' più debole. Purtroppo sono sempre le onde medie, perché non sono più le onde medie di un tempo. Le super potenti sono scomparse tutte, o quasi. Ce ne sono rimaste veramente poche. Di superpotenti, non de medie. Però vabbè, comparsa anche la Rai, poco male. Si è liberata molto la banda da molte rotture di coglioni, eh. Chi ha ancora le attrezzature può provare ancora le stazioni non de medie americane. Ma infatti sentite che non de medie, intanto vediamo. Chiudiamo l'antenna. Sì, sono in onde medie. Ecco, adesso ho dovuto girare sul ricevitore. Arrivo a 15 minuti, ragazzi. A 15 spengo. Siamo almeno in Ungheria, se si sente. Niente, queste in onde medie non. Purtroppo è un disastro in onde medie, niente da fare. Risente troppo della scomparsa delle superpotenti.
Niente, niente, non c'è niente da fare. Vediamo un po' se tante volte il selettore di sensibilità, ma non credo che si possa far qualcosa. Forse il selettore di sensibilità agisce solo in onde medie, perché adesso si comincia a sentire qualcosa. Sì. Vediamo un po'. No, no, non c'entra niente. Non c'entra niente. Selettore di sensibilità non serve assolutamente a niente. Onde medie. Ecco, già sforati 15-16 minuti, vabbè, pazienza. No, magari giocandoci un pochettino, ecco, dirigendola un pochettino verso la parte buona, verso nord-sud. No, poi ci sono i televisori di casa che rompono i coglioni, vabbè. Comunque, Etere Radioascolto, Camillo dall'Italia, come sempre, fatto la prova del Baijali KK9. Ci vogliono due batterie da 1,5, quelle normali, classiche AA, alfa alfa. La radio non presenta veramente nessuna particolarità, è una costruzione di tipo vecchio. Però ecco, interessante, perché l'ha presa per la cuffia. Mini jack 3,5, non quelli piccolini, introvabili per fortuna. Ho già provato la cuffia stereo in cuffia, tranquillamente sentite tutti e due i padiglioni. C'è anche la possibilità di mandarlo in corrente continua con un piccolo trasformatorino, piccolo alimentatorino di quelli, ovviamente. Dovrete pompare 3 volt, attenzione, positivo, negativo a massa, parapipparapà, vabbè. 18 minuti, Camillo dall'Italia, rilasciate un like se il video vi è piaciuto, su AliExpress lo trovate a volte scontato e lo pagate meno di 1 euro, lo ripeto di nuovo. Io questa radiolina l'ho pagata a 49 centesimi. Prima di chiudere, vedete, io qui ci ho messo del nastro isolante perché, anche se l'estetica la deturpo notevolmente, perché sotto ci sono queste lucette che rompono terribilmente i coglioni. Sono di una invadenza. Particolare era che il vento sembrava scirocco, era un vento caldo. Sì, certo, vabbè, era Ecco, buona adesso adesso non si aprile. vede tanto. Fa già caldino, Io sono in ansia per l'ora in avanti. Se levo la luce, forse si vede un po' di più, no. Ecco, Tanto che se domenica alzo il volume, guardate, è terribile, terribile. Ce ne sono tre di queste luci rosse, di queste LED rosse ce ne sono tre. Non sto a farveli vedere. Se non vi danno fastidio queste lucette, andate alla grande. Invece a me rompono totalmente il cazzo e le ho coperte con del nastro isolante. E questi due segni che ho fatto sempre con dei pezzettini di nastro isolante, così, queste due stanghette qui, sono per la radio radicale e radio 3. Ovviamente qui non ci sono le memorie, faccio alla vecchia maniera. Rilasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate, cercherò di rispondervi nel mio piccolo. E il video dura 20 minuti alla fine, via. Doveva durare 3 minuti, siamo arrivati a 20. Iscrivetevi se siete amanti del rischio, come dico sempre. Ci vediamo per i prossimi acquisti, praticamente. Seguite tutti i miei ascolti che pubblico
più o meno saltuariamente, più o meno regolarmente. Etere radioascolto, un must per voi e per i vostri fanciulli, una di squallor. Ecco, adesso spengo anch'io. Ciao!